Una buona serata e bentrovati ad Agenda Italia. Allora, oggi per quanto riguarda il nostro approfondimento faremo un piccolo salto avanti nel tempo. Arriveremo già alla giornata di domani, a questo 8 marzo 2012, per parlare naturalmente della festa delle donne che cade in un momento molto particolare, non soltanto per quanto riguarda naturalmente l'Italia, ma anche il resto del mondo. Per quanto riguarda il nostro paese sono diverse naturalmente le domande che ci porremo e a cui i nostri ospiti risponderanno. Una festa che cade in un momento di crisi profonda, economica e non soltanto, anche sociale del nostro paese, dove a pagare probabilmente più di tutti sono come sempre le donne. Allora vi presento subito Chiara Valentini dell'Espresso, bentornata, buonasera, grazie per essere questa sera con noi, e la senatrice Franco, esponente del Partito Democratico, buonasera e grazie anche a lei per essere qui con noi. Allora Chiara Valentini, l'Italia è al 54esimo posto nel mondo e al 24esimo in Europa per quantità di donne nelle istituzioni. Mi piacerebbe iniziare da qui questa sera la nostra chiacchierata. Ti chiedo, che cosa si può fare per raggiungere effettivamente una parità di diritti a questo proposito? Mi sembra che sia dura la strada. Si possono fare varie cose. Proprio ieri era un convegno dove si discutevano le leggi possibili per favorire la rappresentanza femminile, per farla risalire. Noi siamo al 54esimo posto perché le nostre donne nelle istituzioni di vertice, dal Parlamento al Governo, sono al 20%. E siamo stati ancora più giù, fra l'altro, in passato. Però questo non toglie che siamo veramente, come sempre, il fanalino di coda, come sempre indicate in tutto il mondo come esempio negativo. E le leggi, dicevo, certamente ci sono tante norme anche collegate alla riforma elettorale. Qualunque riforma verrà scelta, è indispensabile che si abbia un occhio di riguardo, un occhio molto attento sulla situazione delle donne, perché da questo 20 non diventiamo il 10, cosa tutt'altro che difficile che possa succedere. Ma tutto questo non basta perché è indispensabile veramente un cambiamento culturale, un cambiamento profondo nella comunicazione, nei media, ma non solo, è proprio nella cultura profonda di questo paese, che è un paese che si porta dietro eredità molto pesanti del passato e che è, anche lì abbiamo una maglia nera ideale, siamo forse il paese più maschilista d'Europa. Senatrice Franco, condivida questo giudizio. Partiamo intanto con ricordare che per esempio nell'attuale governo presieduto dal professor Monti ci sono tre donne che occupano tre posizioni chiave, no? Al lavoro, alla giustizia e all'interno. Quindi già questo è un piccolo segnale che comunque dall'Italia è arrivato. Che cosa c'è ancora da fare in Italia secondo lei? Ma tantissimo, ma non tanto sul piano legislativo, anche su quello, ma sul piano della effettività delle conquiste che riguardano i diritti femminili, perché noi abbiamo avuto già nel 1977, per esempio, una ottima legge sulla parità salariale, la legge Anselmi, e però siamo lontanissime dall'avere la parità salariale, siamo dal 3% delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione al 30% nelle professioni. Se una donna vuole stare sul mercato delle professioni deve avere un onorario inferiore a quello degli uomini, generalmente, non sempre così, ma molte volte, spesso e più delle volte è così. Quindi il problema è come rendiamo effettivi i diritti. Poi certo i diritti si possono anche perdere, un po' sminuendoli e un po' cancellandoli. Qualcuno dice, una volta conquistato un diritto non si perde. Facciamo l'esempio della legge sulle dimissioni in bianco. Era stata approvata da pochi mesi, è stata cancellata dal governo di centrodestra appena insediato. Il ministro del lavoro Sacconi non l'ha voluta e anzi ha voluto a tutti i costi cancellarla. Ora c'è una donna al posto di Sacconi la quale ha preso l'impegno in Parlamento, nei luoghi che riguardano gli impegni che prende il governo, di ripristinare quella legge o comunque una che raggiunga lo stesso obiettivo. Il problema del lavoro in questo momento è il problema più grande che abbiamo come Italia, come paese, probabilmente come Europa. Però è chiaro che le donne sono più penalizzate perché sono quelle che fanno i lavori più atipici, quelle che comunque fanno il mezzo tempo e quindi è più facile lasciare il lavoro e ritornare a casa. Quindi c'è davvero il rischio di un arretramento dal quale sarà difficile riprendersi. E poi c'è la legge elettorale.
C'è un comitato di saggi, così abbiamo appreso dai giornali, costituito esclusivamente da uomini, i quali non prendono minimamente in considerazione la possibilità di prevedere una norma antidiscriminatoria nella nuova legge elettorale. Noi siamo ormai a 9 anni, dal 2003, dalla riforma dell'articolo 51 della Costituzione, che prevede appunto che la Repubblica prenda provvedimenti per garantire le pari opportunità nelle cariche pubbliche e quindi anche nella rappresentanza, e però in questi 9 anni abbiamo fatto zero per avere un riequilibrio minimo nella rappresentanza istituzionale. Quindi non si può approvare una nuova legge elettorale che non preveda una norma antidiscriminatoria. Io personalmente, lo dico qui davanti agli ascoltatori, ai telespettatori, non la voterei. Non la voterei una legge che non prevedesse la norma antidiscriminatoria. Va bene, allora molto chiaro, io sono contento, particolarmente contento stasera della presenza di Chiara Valentini nei nostri studi, perché proprio oggi, 7 marzo 2012, esce il tuo ultimo libro, il tuo nuovo libro, O i figli o il lavoro, edito Feltrinelli, poi avremo modo di tornarne a parlare sicuramente nei prossimi giorni. Non abbiamo purtroppo qui la copertina del libro da poter mostrare ai nostri telespettatori. Chiara, che cos'è che ti ha scritto a scrivere questo libro? Ma mi ha spinto un'inchiesta che avevo fatto per l'Espresso circa un anno fa, proprio sull'argomento maternità e lavoro, e mi sembrava un tema molto interessante. Avevo sentito di vari casi drammatici, ma non mi sarei mai aspettata di scoperchiare un pentolone allora, del genere. Allora, dimmi intanto una cosa, rispetto al resto d'Europa come siamo messi? Naturalmente gli ultimi, e credo che Malta c'è dopo di noi. Sì. Che non è così incoraggiante. No, non è così incoraggiante. E quindi ho cominciato a indagare e a vedere che cosa succede. E secondo me la cosa interessante di questa faccenda, oltre all'orrore di un trattamento singolo, individuale, che è incredibile, di una parte delle donne, soprattutto delle giovani donne, è proprio il fatto che questa questione maternità-lavoro è la cartina di tornasole, secondo me, della cattiva, attivissima, pessima posizione che, come ricordava anche Vittoria Franco, hanno le donne nel mondo del lavoro. Sono le più numerose in qualunque spazio o luogo ci siano degli svantaggi. Così sono quelle che più fanno il lavoro part-time, ma non il part-time che vorrebbero, un part-time che gli consenta poi di fare anche la mamma, anzi lo chiedono inutilmente il più delle volte, ma hanno i part-time cattivi, cioè quelli in cui gli orari sono impossibili, magari sono notturni o cambiano a seconda dei turni, cioè tutto quello che rende difficilissimo essere madre. E poi c'è un altro aspetto veramente inquietante, che è il mobbing che viene fatto a molte giovani donne da datori di lavoro che sono terrorizzati all'idea della maternità di una loro dipendente, perché lo ritengono una specie di danno a loro personalmente, di offesa addirittura tante volte al luogo di lavoro, anche se sappiamo bene che la maternità viene pagata dall'INPS per l'80% e solo per il 20% da una parte delle aziende, perché molti contratti di lavoro non prevedono questo 20%. Insomma, le aziende sono ampiamente tutelate, ci sono economiste che hanno fatto dei conti molto precisi su questo argomento. È il terrore di queste donne incinte, per cui già al momento dell'assunzione vengono discriminate, perché le domande sulla vita privata, sulla vita intima sono martellanti: se hai un fidanzato, se hai un marito, se hai intenzione di fare dei figli. Arrivano perfino delle volte a fare delle analisi di nascosto, delle analisi quando un'azienda vuole assumere, spesso fa fare le analisi per vedere lo stato di salute, le malattie. Io ho il caso di una ragazza dove l'azienda ha saputo prima di lei che lei era incinta, e quindi l'assunzione che già le avevano praticamente promesso, facendole fare addirittura un corso, improvvisamente è saltata, perché l'azienda prima di lei aveva saputo della maternità di questa ragazza.
Perfetto, allora intanto stiamo vedendo la copertina del libro, siamo riusciti, Chiara, come vedi, a recuperarla. Bravissimi. Ho i figli e il lavoro, Chiara Valentina, edizione Feltrinelli, comunque ne parleremo sicuramente nelle prossime settimane. Senatrice Franco, senta, allora, domanda che rivolgo a lei, ma naturalmente anche a Chiara Valentini. Ha ancora senso festeggiare oggi l'8 marzo? Guardi, oggi ero a un convegno che si è svolto alla RAI, fatto dalla Commissione Pari Opportunità, e interveniva il ministro Fornero, anzi la ministra Fornero, io preferisco ministro al femminile, del lavoro, del welfare, ministra sì. del lavoro e anche delle pari opportunità, e lei ha detto, ma delle donne si parla troppo, ma lo diceva in senso positivo, nel senso si parla troppo, però i risultati sono stati pochi negli ultimi anni. Io penso che il guaio è se si parla delle donne solo l'8 marzo. Ecco, noi chi è impegnato almeno su questo fronte dell'avanzamento non solo dei diritti delle donne, ma dell'effettività dei diritti e quindi della presenza femminile sulla scena pubblica, non possa che gioire che comunque ci sia almeno l'8 marzo, però poi cerchiamo di farlo lungo tutto l'anno, facendo proposte, facendo incontri, promuovendo una coscienza diffusa. Che cos'è oggi? Qual è oggi il dramma delle donne, che è anche il dramma della società, però? Che le donne sono oggi più colte, più istruite degli uomini, si laureano di più, sono più brave spesso. Si laureano prima, e però poi restano indietro sul mercato del lavoro. E allora questo è il dramma, cioè sono più brave, hanno un valore intrinseco superiore a qualche anno fa, ma hanno minori opportunità. E questo è il dramma, che non è solo il dramma delle donne, ripeto, ma è il dramma della società, perché si priva di un contributo importante di sapere, di competenze, di abilità che spesso gli uomini non hanno. Guardi, noi abbiamo fatto... Il Parlamento ha varato una legge sulle quote di donne nei consigli di amministrazione. È stato difficile approvare questa misura, questa norma, questa legge, però ci siamo riusciti. E perché ci siamo riusciti? Ci siamo riusciti perché una parte del mondo finanziario ha sostenuto questa legge, perché ha visto dai dati, dai rilevamenti che sono stati fatti, che i CDA che hanno delle donne, un numero cospicuo di donne all'interno, oppure sono addirittura diretti da donne, rendono di più, hanno migliori performance. Questo perché si dice che le donne sono multitasking, cioè sanno fare tante cose insieme, e poi sono più sagge nell'amministrazione, sono più prudenti, non rischiano, non amano molto il rischio. Comunque fatto sta che tutte le indagini fatte non solo in Italia ma anche in altri paesi europei e anche negli USA danno questi risultati. Però poi abbiamo anche scoperto che ormai a molti mesi dall'approvazione i CDA che ora dovevano adeguarsi alla nuova normativa non lo stanno facendo. Ecco, questo è il risultato. E questo è il problema. Volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Chiara, molto interessante. E poi le cose maturano nella società. Io sono stata, devo dirlo, una delle prime a parlare di congedo paterno obbligatorio quando nasce un figlio. E quando andavo per l'Italia a presentare queste proposte, che erano del gruppo del Partito Democratico al Senato, mi guardavano con gli occhi, come dice, ma questa dove vive? Ecco, oggi, a quel convegno che richiamavo prima, la ministra Fornero ha detto che bisognerà per forza andare in questa direzione per cominciare a riequilibrare, proprio per i problemi che poneva Chiara. Perché le donne devono essere penalizzate dalla maternità? La maternità è un fatto ormai sociale, e allora non può essere discriminata una donna che forse addirittura avrà o potrà avere il desiderio di avere un bambino. Gli uomini e le donne devono cominciare a riequilibrarsi proprio su questo piano. Senta, senatrice Franco, mi dice una cosa, lei è sposata? Certo. Ha dei figli? No, non ho figli. Ha dei figli. Senta, ma è difficile tenere insieme tutto per una donna? Io la penso famiglia, che per, lavoro, una donna giovane, per una donna giovane è sicuramente complicato, se non ha aiuti o in famiglia o servizi educativi, servizi sociali come asili nido, sostegni di babysitteraggio, eccetera. Però ci si può riuscire. Migliaia e milioni di donne l'hanno fatto e ci sono riuscite, vuol dire che è possibile. Certo, oggi le donne vogliono anche, oltre che avere un lavoro, spendersi nella carriera, quindi hanno dei desideri che sono molteplici rispetto a com'era una figura di donna qualche decennio fa.
Quindi c'è bisogno di quella che si chiama conciliazione e di quella che io chiamo condivisione. Conciliazione fra maternità, lavoro e carriera, ma anche condivisione del lavoro di cura. Che condivisione vuol dire all'interno della famiglia, quindi nella coppia, uomini e donne, e vuol dire anche avere una società che mette a disposizione dei servizi. Non gratuiti, naturalmente, pagando, però se si pagano quei servizi vuol dire che si mette in moto un circuito positivo nella società, per cui l'occupazione aumenta, perché aumentano i bisogni, le esigenze. Se invece la donna sta a casa, avrà meno bisogno di una lavanderia, avrà meno bisogno di chi gli va a fare la spesa, di chi gli cura i genitori, di chi gli cura il bambino. Quindi è una donna che sostituisce, surroga il welfare. Ed è qualcosa che non va bene, perché è a detrimento di quelle donne, di tutte le donne e della società. Chiara Valentini, allora abbiamo sentito dalla senatrice Franco quello che accade in Parlamento, no? Per sì. Quanto riguarda una discussione che vada più o meno incontro a quelle che sono anche naturalmente le esigenze delle donne. Tu fai un lavoro dove, insomma, a dominare in qualche modo la scena sono prevalentemente gli uomini. Penso per esempio al numero di direttori, no? Sono pochissimi. Sì. Pochissime le donne direttore. Mi dici i problemi che tu hai avuto nel momento in cui ti sei affacciata a questa professione, nel momento in cui hai scelto la professione di cronista? Beh, dunque, ne ho avuti molti, veramente moltissimi, anche perché la mia generazione, nella mia generazione chiedevamo meno, cioè eravamo un po' le prime, erano gli anni 70, insomma, sono di quella generazione in cui la società era molto vivace, pensavamo di poter fare tutto. Però in realtà noi donne soprattutto la pagavamo molto cara queste nostre scelte. E in particolare la differenza, per esempio, sulla maternità con le ragazze di oggi, con le donne di oggi, che loro chiedono anche non solo di far carriera, come diceva giustamente Vittoria, ma chiedono anche di potersi occupare in modo decente del figlio, di non essere costrette a vederlo un'ora alla sera, come per esempio è successo a quelle della mia generazione, a me stessa, con problemi molto gravi poi anche nei rapporti col bambino. E questo nasce sempre poi dal fatto che di questa maternità che non è considerata un diritto e per di più anche un diritto sociale, perché noi sappiamo bene, ne abbiamo parlato milioni di volte, di quanto è basso il tasso di natalità in Italia e questo è un danno molto grave per un paese che invecchia, un paese dove ci sono molti più funerali che battesimi, insomma tutti gli slogan che vogliamo sono realtà e quindi dovrebbe essere un dovere di chi ci amministra dare alle donne il modo di poter fare le due cose. Invece purtroppo, come dice il titolo del mio libro che tu ricordavi, molto spesso le due cose sono in alternativa e non solo per la cattiva disposizione dei datori di lavoro, che non sono i soli colpevoli. Una parte importante di responsabilità va a governi che non forniscono i servizi adeguati, che non danno il welfare adeguato. In Italia è stato calcolato il welfare per familiare sono i nonni sostanzialmente e in particolare le nonne, quelle nonne che sono già state mandate in pensione a 70 anni, non più a 65, nella pubblica amministrazione e che si tende a mandare in pensione tardi anche nel lavoro privato, non solo nel pubblico. E quindi io mi chiedo chi terrà questi bambini, visto che gli asili sono scarsissimi. Per esempio il governo Prodi aveva fatto un piano ottimo per il rifinanziamento degli asili comunali. Il piano si è esaurito adesso il governo Berlusconi ne ha goduto per un anno e mezzo di questi fondi già finanziati e adesso non c'è più niente. Quindi gli asili nel caos, sono costretti a fare delle convenzioni al ribasso, alcuni forse non so se a chiudere ma comunque a diminuire il numero dei posti, code spaventose per iscrivere un bambino all'asilo e spesso non ci si riesce. Insomma, viviamo nel caos. Il terzo punto rapidissimo è quello dei padri e certamente la condivisione è la terza gamba di questa storia. Allora, un anno fa noi abbiamo raccontato di questo incredibile movimento, se non ora quando, no? Che ha attraversato praticamente tutta la nostra penisola con centinaia di manifestazioni di cui abbiamo a lungo parlato. Senatrice Franco, di quel cambiamento che in qualche modo questo movimento aveva promesso, aveva chiesto anche alla politica italiana, che cosa è rimasto oggi?
Beh, tanto. Io credo che se Berlusconi oggi non è più sulla scena pubblica, almeno come Presidente del Consiglio, lo dobbiamo anche a quel movimento. Era un movimento che chiedeva dignità per le donne, e sappiamo perché, non c'è bisogno di ripercorrere tutta la storia, ma chiedeva anche un protagonismo femminile, quindi spazio alle donne nella sfera pubblica. Questo è il problema dell'Italia. Le donne faticano ad arrivare nella sfera pubblica e a restarci nella sfera pubblica, perché un altro dato che penso sarà presente anche nel libro di Chiara è quello che una donna su tre, una donna su quattro, ora forse anche una donna su tre è costretta a lasciare il lavoro quando nasce un figlio. Quindi è una donna che era riuscita a entrare nel mercato del lavoro, ma che non riesce a restare sul mercato del lavoro. E questo è un altro dato drammatico della nostra condizione. Devo aggiungere a quello che diceva Chiara sugli asili nido, che cominciano a scarseggiare perché quel piano si è esaurito, quel piano del governo Prodi. Ora abbiamo addirittura le scuole dell'infanzia. Tra parentesi, noi abbiamo delle leggi che prevedono la generalizzazione della scuola dell'infanzia, cioè 3-6 anni, e però sono anche in regioni che hanno molto investito su questo, file nella graduatoria dei bambini che aspettano di entrare alla scuola dell'infanzia, ormai sono centinaia e anche migliaia, quando noi eravamo arrivati quasi a una copertura oltre il 90%, quindi eravamo a una copertura molto elevata, ora siamo molto al di sotto. Questo perché le scuole dell'infanzia sono in capo allo Stato, per gli enti locali soltanto per la parte logistica, ma gli insegnanti devono essere messi a disposizione dallo Stato, e siccome c'è stata una chiusura totale verso un investimento sugli insegnanti anche nella prima infanzia, noi abbiamo liste di attesa innumerevoli in tutte le regioni d'Italia. Quindi questo è un altro dato drammatico. Quindi il 13 febbraio le donne sono scese in piazza a migliaia, eravamo un milione, per chiedere anche queste cose. Certo, la crisi rende ancora più difficile oggi realizzare quello che è necessario, però credo che la crisi può essere anche il momento nel quale si rivedono le norme generali. Se riusciamo a creare un mercato più dinamico e una economia più dinamica, anche le donne se ne avvantaggeranno. Sentite, guardiamo al futuro, mi dite, certo, come vi immaginate il rapporto uomo-donna tra 20 anni, Chiara Valentini? Ma io direi anche fra 10. L'Italia del 2032, come sarà? Io farei anche del 2022. Va bene, allora, fra 10 anni. Perché l'evoluzione, sì, è molto veloce in questo campo, per fortuna. Nelle generazioni più giovani, veramente io ci ho dedicato abbastanza spazio a questo. Ci sono i giovani padri che hanno acquisito una sensibilità del tutto diversa. Pensiamo solo a quanti uomini vediamo in giro che spingono una carrozzina o con il bambino nel marsupio. E beh, era una cosa che fino a pochissimi anni fa era impensabile, un uomo si sarebbe profondamente vergognato, l'avrebbe ritenuto quasi una diminuzione della sua mascolinità. Invece tutto questo sta cominciando a entrare in circolo, e poi il grande desiderio di paternità di molti giovani uomini, il fatto che comunque tendono a condividere un po' di più, certamente di più, anche se non ancora in modo sufficiente, la cura del bambino anche in casa, insomma a ritenere che è un impegno che si è preso insieme verso questo bambino e che insieme va portato avanti. E questo fra l'altro pare gli dia grandi soddisfazioni, perché occuparsi di un bambino un'ora o mezz'ora al giorno o un'ora nel weekend, ma è una cosa molto meccanica, il bambino probabilmente non è abituato a star con te, soprattutto se è molto piccolo si volta dall'altra parte, ti lascia frustrato, e invece adesso spesso ci sono proprio dei rapporti genitorialità abbastanza paritari. Però sta succedendo un fenomeno abbastanza inquietante, che anche le aziende, quando i padri chiedono i congedi di paternità, che non sono quelli obbligatori di cui parlava Vittoria, ma quelli che già ci sono, beh, le aziende sono molto restie a darli, perché dicono, cioè riversano la loro ostilità che riguardava le mamme anche sui padri, cioè il fatto di fare un figlio non deve interferire col lavoro. Questo è purtroppo quello che hanno in testa ancora moltissimi. È purtroppo così. Senatrice Franco, l'Italia del 2022 o del 2032 può scegliere? Come sarà rispetto a questo particolare rapporto uomo-donna? Posso dire quello che mi auguro, sì, che come sia, dovrebbe naturalmente, essere naturalmente.
Guardi, io parto da un dato di realtà che è drammatico, che la coppia è in sofferenza oggi. Certo, le donne la pagano in maniera più accentuata, la crisi, però la crisi riguarda la coppia, riguarda anche i maschi, riguarda anche i giovani maschi. Ecco, allora se partiamo da questa coppia in sofferenza e vediamo le possibili soluzioni, per esempio se si riuscisse a ridurre al massimo la precarietà fino a cancellarla, ecco, io credo che su questa base insieme l'uomo e la donna, la giovane donna e il giovane uomo possono costruire una società basata sulla condivisione, sulla condivisione delle responsabilità, che sono le responsabilità pubbliche, ripeto, le responsabilità di cura, insieme. E quindi vedo una società costruita su un nuovo patto fra uomini e donne, quello che noi chiamiamo la democrazia paritaria. La democrazia paritaria non sono le quote soltanto, o meglio soltanto le quote, sono una costruzione comune delle istituzioni sociali, politiche, istituzionali. Questo è quello che io vedo come possibilità, come opportunità oggi, come un'opportunità nuova che si apre, che è culturale anche sicuramente, ma che soprattutto di spinta sociale verso questo obiettivo di condivisione, quindi un nuovo patto fra uomini e donne per condividere la sfera pubblica e la sfera privata. Chiara Valentini, mi aiuti a capire, visto che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, questo lungo periodo, questi 17 anni di Berlusconi o di berlusconismo, sì, che cosa hanno prodotto, che tipo di situazione hanno prodotto in Italia? Hanno aggravato questa difficoltà nei rapporti tra uomini e donne o cos'altro? Certamente li hanno aggravati, perché i modelli di donna che venivano proposti in maniera addirittura nauseante dalla televisione privata, da quella pubblica, da Mediaset, insomma questa, la questione del corpo delle donne commercializzato e esposto in tutti i modi voleva anche dire poi meno rispetto per le donne, meno spazio per le donne, meno possibilità di far carriera se non attraverso alcuni modi che insomma sono stati veramente avvilenti: le veline al Parlamento, le veline al Parlamento europeo, le veline nei consigli regionali, insomma veline e tante altre cose, cioè la donna che viene messa lì come ricompensa di qualcosa, o comunque come persona del tutto fedele che non penserà con la sua testa ma che obbedirà ciecamente agli ordini dei capi. Quindi questa veramente svalorizzazione del ruolo della donna che c'è stato, e quindi nelle istituzioni, ma quindi anche nella vita privata, e in realtà anche questo pessimo welfare che è riuscito a produrre il berlusconismo ha dietro una arrière-pensée, diciamo, del fatto donne a casa il più possibile, occupatevi dei vostri bambini. Cioè, dietro c'è anche questa figura regressiva, questa figura reazionaria, direi perfino, dell'immagine della donna e della centralità dell'uomo, sia come percettore di reddito che come capo, l'uomo che ha diritto a tutto, l'uomo che è il centro, insomma, della vita sociale, della vita pubblica. Quindi un maschilismo poi proprio veramente di vecchio stile, non direi neanche di anni 50, perché è ancora peggio, per certi aspetti bisogna ritornare addirittura al ventennio fascista per ritrovare un'immagine della donna così regressiva, così umiliata, veramente così profondamente umiliata, e adesso certo che se ne paga il prezzo, anche se la cosa è andata così avanti che ha prodotto anche degli anticorpi. Soprattutto nell'ultimo governo Berlusconi, appunto, se non ora quando, i movimenti, ma non è solo se non ora quando che è quello che è più sulla scena, ma grazie a loro sono venuti alla luce veramente un mondo di una rete di associazionismo femminile di cui si parlava poco, si sapeva poco, e in moltissime professioni le donne hanno fatto rete proprio per cercare di difendersi, di riaffermare la loro dignità.
comunità, e questo adesso è, ce lo troviamo, è emerso, ecco, grazie a se non ora quando, e quindi queste reti si stanno sempre più stringendo, ci sono scambi fra le avvocate, le professoresse, le operaie, c'è veramente di tutto nel mondo femminile oggi. Senatrice Franco, allora, tanto per restare sul tema Berlusconi e berlusconismo, le sembra che il centro-sinistra e il Partito Democratico in particolare abbiano saputo rispondere a sufficienza a questo cambiamento prodotto dall'ex Presidente del Consiglio in Italia? O si sarebbe aspettato qualcosa in più? Beh, ci abbiamo provato, non è stato facile, ognuno ha risposto come ha potuto. Il movimento se non ora quando, ma per esempio c'è sugli scaffali delle librerie, lei vedrà dei libri, molti libri che sono stati pubblicati proprio a partire da questa umiliazione della figura femminile ridotta a corpo, ridotta a merce, ridotta a essere nudo e muto sulla scena. E questo è stato un modo per reagire, l'abbiamo reagito, anch'io mi ci sono messa in questa scrittura di testi, facendo un libro anch'io, cari ragazzi, che ormai ha 2 anni, quindi è vecchio, ma per reagire. Poi certo il partito non ha molti strumenti, perché gli strumenti sono il modello televisivo, per esempio. Il modello televisivo è pervasivo, ha una capacità pervasiva micidiale. E quindi le ragazze che stanno nude e mute sulla scena hanno preso il modello del velinismo come la possibilità di avere successo con una l'unico strada possibile, facile. In qualche modo, l'unico possibile. Sentite, qualche giorno fa c'è stato l'ennesimo delitto passionale, così come è stato poi ribattezzato dalla stampa italiana. A Brescia un uomo ha ucciso l'ex fidanzata, il compagno. Altri due familiari. Michele Serra nell'Amaca quest'oggi è tornato su questa vicenda, dicendo che passione e amore non c'entrano nulla con quanto è accaduto a Brescia, c'entra soltanto il potere, il terrore di perderlo e l'odio della libertà. Chiara Valentini, condividi? Assolutamente sì, e c'è stata una recrudescenza anche di questi omicidi. In questi soli giorni almeno 4 episodi ci sono stati, sembra quasi per sottolineare l'8 marzo in qualche modo, nel modo più sinistro possibile. Ma anche questo, il più delle volte, dietro tutto questo c'è l'assoluto rifiuto di un uomo ad essere lasciato, e quindi questa figura maschile, da un lato così esaltata, così messa al centro, che poi si trova ad affrontare nella realtà delle donne che sono capacissime, ma anche mogli magari appunto da tanti anni, donne tradizionali, che sono capacissime di dire arrivederci, io me ne vado. E molti di loro, molti per fortuna, un numero ancora non enorme, ma insomma certamente è un segno, insomma, non riescono a reggere questa libertà femminile, e non riescono a reggere l'idea di poter essere messi da parte, che nella coppia ci sono due persone, quindi o l'una o l'altra possono rompere. Assolutamente, una partita questa, che si gioca in due, siamo in due. Chiusura. Mi dite una cosa, come festeggerete questo 8 marzo, visto che abbiamo ancora qualche ora a disposizione, senatrice Franco? Allora, intanto domani mattina in Senato si discute una mozione sulla legge elettorale, appunto, che contenga la norma antidiscriminatoria. È stata una mozione firmata da tutte le donne, quindi di tutte le forze politiche, quindi è unitaria, e questo penso che abbia un grande valore anche simbolico. E poi io nel pomeriggio ho 2 incontri in Toscana, dove sono state elette, dove vivo, una vicino Firenze, una a Firenze la sera, e poi arriverò a casa stanca e penso... Si riposerà. Mi riposerò. Va bene, perfetto. Chiara Valentini. Dunque, al mattino andrò a questa celebrazione che fa il Quirinale dell'8 marzo, e quindi parteciperò, incontrerò tante altre donne che sono in prima fila su questi argomenti. Poi al pomeriggio andrò alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, dove c'è appunto un'iniziativa sull'8 marzo, e alla sera da Marzullo a parlare del mio libro. Ah, vabbè, quindi sarà una giornata particolarmente intensa. Allora, io nel ringraziare naturalmente la senatrice Franco e Chiara Valentini per essere stati con noi, ricordo ancora O i figli o il lavoro, l'ultima fatica di Chiara Valentini e di Edio Feltrinelli, che da oggi è a disposizione in tutte le librerie italiane, ma di cui parleremo nei prossimi giorni. Per il momento ci fermiamo qui, buon 8 marzo a tutti e a presto, grazie.